ma sono in un burrone, c'è uno che è avuto giù in bicicletta, ci accede giù il vice del fuoco, perché non ci porta giù, e siamo a distanza 5-6 metri, io do questa in mano al vice del fuoco, me la poggia sull'addome e io da 6 metri vedo. Una donazione da 18.000 euro del Calcit al 118 per aumentare la sicurezza nella diagnosi sul territorio. L'ASL di Arezzo sarà così la seconda azienda sanitaria italiana ad avere un ecografo wireless di ultima generazione. Da domattina noi abbiamo uno strumento in più, ci dotiamo di uno strumento importantissimo che è un ecografo, che ha la possibilità di avere sonde anche portate, quindi senza fili, quindi wireless, ma che può parlare a distanza minimo di 5-6 metri, quindi pensate quanto diventerebbe molto più semplice poi quando siamo in difficoltà, in una zona impervia, dare la sonda in mano al vigile del fuoco, io da sopra 6 metri vedo quello che sta succedendo a quel paziente e decidere come fare o non fare quel soccorso, oppure vedere di un paziente in addome un grosso vaso che si rompe e portarlo immediatamente in cardiochirurgia del territorio. Quindi ci dotiamo di un ulteriore strumento, avevamo ora gli strumenti per la trasmissione dell'elettrocardiogramma, ora abbiamo anche l'ecografo, per migliorare sempre più il servizio, ma soprattutto per essere sempre più performanti, ma soprattutto sempre più precisi e fare diagnosi anche nel territorio. Quindi il territorio diventa il 118 diventa l'ospedale del territorio a questo. Il Calcit da sempre a sostegno della sanità aretina, uscendo questa volta dal suo campo d'azione l'ambito oncologico, ha deciso immediatamente di aderire alla richiesta del 118. Ci siamo immediatamente attivati per averlo in maniera veloce. Penso che il tempo trascorso fra la richiesta e l'arrivo credo che siano 3 mesi, neanche di più. Ne abbiamo anche parlato in consiglio perché comunque usciva un pochino da quella che è la lotta ai tumori, ma ovviamente siamo sempre d'accordo che se una parte degli introiti di questa città si riversano comunque in strumenti utili per la salute in generale, credo che tutti siamo d'accordo.